Raffaella Fico ha parlato dei grandi amori della sua vita. Tra questi il padre di sua figlia Pia Mario Balotelli e Cristiano Ronaldo. La showgirl Raffaella Fico, ospite del programma Storie di Donne al Bivio, ha parlato dei grandi amori della sua vita. Tra questi non poteva fare a meno di parlare del padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. Poi si è aperta con la conduttrice svelando che il suo primo amore è stato un altro calciatore, Cristiano Ronaldo. Raffaella Fico, cosa ha da dire sui grandi amori? Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli. Raffaella Fico è stata recentemente ospite nel programma di Monica Setta, Storie dei Donne al Bivio, ed ha parlato del suo passato sentimentale. Primo tra tutti non poteva che menzionare la lunga storia d'amore con Mario Balotelli, con cui ha avuto la figlia Pia. Il loro primo incontro avvenne in una discoteca grazie alla sorella dell'ex calciatore del Milan. L'ho visto la prima volta in una discoteca, dove ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all'Isola dei Famosi. Lui si fece dare il mio numero, poi cominciamo a sentirci, mi invitò ad uscire e alla fine della serata dal portabagagli dell'auto ha tirato fuori un mazzo di rose. Dopo un anno e mezzo dalla loro relazione nacque la primogenita Pia. Secondo quanto ha raccontato la Fico, dopo i primi 3 mesi insieme la coppia ha iniziato a sognare di avere una bambina e hanno provato ad averla. Lui poi, forse perché troppo giovane e un po' peperino, non se l'è sentita all'inizio di fare il padre, ma io non covo rancore, a lui ho perdonato tutto, anche i tradimenti, ha ammesso la showgirl. Nel corso dell'intervista a Storie di Donne al Bivio si è parlato, infatti, di come il calciatore abbia tradito la sua compagna in più occasioni e in maniera anche piuttosto pubblica. Lui mi ha tradita in più di un'occasione, erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere. Io l'ho perdonato perché ero molto innamorata. Il loro rapporto, però, si è confermato nel corso del tempo fino a quando il calciatore non ha addirittura chiesto il test del DNA per confermare la paternità della figlia. Lui all'inizio era molto contento della gravidanza, poi cambiò idea. Ho dovuto fare da mamma e da papà. Per fortuna c'era la mia famiglia che mi aiutava. Ma oggi sono contentissima. Nonostante il grande amore della sua vita sia stato Mario Balotelli, quando era più giovane Raffaella è stata legata sentimentalmente a Cristiano Ronaldo, che conobbe durante un evento in Sardegna quando la modella non aveva ancora idea di chi fosse. Si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiamo il numero. Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse, guarda chi hai cuccato, e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me,